Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, un 24enne cittadino italiano, ma di origini abruzzesi, ma nato e residente in Svizzera, è stato arrestato per aver combattuto sul fronte siriano al fianco di Al-Nusra, un gruppo armato jihadista salafita. Il giovane, accusato di associazione terroristica di matrice islamista e di istigazione a delinquere, ieri mattina è arrivato all'aeroporto di Hatay, in Turchia, dove i poliziotti turchi lo hanno poi consegnato a quelli italiani prima di imbarcarlo su un volo di Stato diretto all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, dove è atterrato nella serata di ieri. Ci dice di più Alfredo Primante. Non aveva ancora 18 anni e questa cosa credo che ha favorito un po' le indagini perché, come in tutte le indagini di questo tipo, i genitori, i familiari e gli amici non sono, non sposano le stesse idee di quelli che vanno a condividere esperienze così significative nella propria vita. Era partito dalla Svizzera poco prima di compiere 18 anni alla volta della Siria per combattere al fianco degli jihadisti di Al-Nusra. Ieri è atterrato all'aeroporto di Pescara, dove ad attenderlo c'erano gli agenti della Digos della Questura di Pescara. Nel mezzo di questa storia c'è la radicalizzazione di un giovane di origini abruzzesi ma residente Oltralpe e poi gli anni vissuti tra i terroristi e le immagini diffuse sui social network di video inneggianti lo Stato islamico. Il giovane, oggi 24enne, non è l'unico foreign fighters italiano ad aver sposato la causa della Guerra Santa. È un problema di primaria importanza. Noi lo gestiamo attraverso uno specifico tavolo tecnico che è inserito nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e che ha determinato poi la costituzione di una lista consolidata di quelli che sono i foreign fighter italiani. Attualmente sono 146 in questo elenco, poi ovviamente bisogna fare il distinguo da chi è tornato, chi è in carcere, chi sappiamo per certo che è deceduto e chi invece di cui si sono perse le tracce. Le indagini della Digos di Pescara sono iniziate a fine 2014 ed hanno accertato l'attività del ragazzo sul fronte nella regione siriana di Idlib, all'epoca roccaforte di Al-Qaeda. Per individuarlo, i poliziotti italiani hanno utilizzato strumenti investigativi tecnici, oltre alla collaborazione delle polizie svizzere e turche. Sul 24enne, infatti, pendeva dall'ottobre del 2017 un'ordinanza di custodia cautelare con mandato di arresto europeo e successiva diffusione delle ricerche in campo internazionale. L'operazione, essenzialmente di polizia giudiziaria, ha avuto anche dei risvolti di carattere umanitario in vista del rientro di tutta la famiglia in Turchia, perché ha consentito la messa in sicurezza della moglie tedesca di origini turche e dei quattro figli della coppia di 10, 5, 4 e 2 anni, gli ultimi tre nati in Siria, ma a tutti gli effetti cittadini italiani. Garantiamo a un nostro cittadino di avere un processo in Italia. I bambini di questo nostro connazionale e la propria moglie che è rimasta all'estero sono al sicuro perché sono vissuti sostanzialmente, sono quattro bambini, il più grande a 10 anni, l'ultimo a 2 anni, in area di guerra. E su questa operazione è giunto anche il commento della ministra Lamorgese, che vado ora a leggervi. L'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha condotto all'arresto del foreign fighter italiano per associazione con finalità di terrorismo internazionale, conferma l'efficace azione di prevenzione svolta dai nostri apparati di sicurezza e intelligence, anche grazie all'intensa e proficua collaborazione con gli altri paesi. Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, la responsabile del Viminale, ha ribadito la necessità di porre massima attenzione ed impegno per contrastare la radicalizzazione e il reclutamento nelle file dei gruppi terroristici. Attraverso il monitoraggio continuo del fenomeno e l'intensificazione dello scambio internazionale di informazioni per rintracciare le persone coinvolte in attività terroristiche. Andiamo avanti, ancora cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto e sgominato un traffico di droga e armi tra la Lombardia e l'Abruzzo. In manette sono finite tre persone, uno dei quali vicino alla mafia corleonese.
Viaggiavano sull'asse Lombardia-Abruzzo droga ed armi gestite da tre italiani, membri di una organizzazione criminale transregionale. A scoprire il traffico illecito sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, coadiuvati dai colleghi di Milano, che hanno arrestato i tre all'alba di ieri. I fornitori lombardi, oltre a gestire l'approvvigionamento dello stupefacente, si occupavano anche del commercio di armi da fuoco illegali. Le Fiamme Gialle, infatti, hanno sequestrato una pistola con matricola a Brasa nei confronti di uno degli arrestati, 29enne di origine foggiana, residente a Pescara. In manette è finito anche un corriere, 55 anni, della provincia di Milano, che dal capoluogo meneghino trasportava la droga in Abruzzo e da Pescara. Il terzo mandato d'arresto è stato spiccato nei confronti di un 63enne pluripregiudicato di origini siciliane, vicino alla mafia corleonese, che gestiva il traffico internazionale di stupefacenti attraverso rapporti con i cartelli dei narcos colombiani. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 grammi di cocaina e denaro contante per 4.000 euro. I tre sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa degli interrogatori di garanzia che si terranno nei prossimi giorni. Gli italiani pagheranno il metanodotto Snam, ma a beneficiarne saranno solo gli altri paesi europei. A dirlo questa volta è Eni, che ha bocciato l'analisi costi-benefici della multinazionale del gas, il servizio. Il metanodotto Snam è inutile. A dirlo questa volta non sono gli ambientalisti della Valle Peligna, ma Eni. Il colosso energetico italiano ha bocciato l'opera nelle osservazioni al piano decennale Snam 2020-2029. L'Eni, contraddicendo l'analisi costi-benefici di Snam, stima che il costo dell'intero progetto della linea adriatica è di 1,9 miliardi di euro. La somma sarà recuperata in 40 o 50 anni, frugando nelle tasche dei cittadini tramite l'incremento delle bollette degli utenti. Il rischio, scrive Eni, è quello di innescare per decenni una spirale di tariffe di trasporto crescenti. La rete adriatica prevede la costruzione di un metanodotto che trasporterà il gas per 370 km dalla Puglia a un centro di stoccaggio in Emilia-Romagna. Ma più passano gli anni e minore è la necessità di metano. Per la diffusione delle politiche green e il surriscaldamento globale, in futuro infatti ci sarà sempre meno bisogno del gas. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, se entro il 2030 venissero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe ad un'offerta di metano tre volte superiore all'attuale domanda. Il consumo di gas in Italia ha raggiunto il suo picco massimo nel 2005, con 86 miliardi di metri cubi, e poi è progressivamente diminuito di circa un miliardo di metri cubi ogni anno. L'opera è però preziosa per il continente, poiché la posizione strategica dell'Italia fa della penisola un importante canale di rifornimento. Eni ha messo nero su bianco che il progetto farebbe gravare interamente sui consumatori italiani i costi sostenuti per investimenti i cui benefici verrebbero goduti da altri paesi europei. A Sulmona è prevista la costruzione di una centrale a spinta e compressione, in un'area di particolare pregio naturalistico, abitata da diverse specie protette, in una zona a due passi dalla famigerata faglia del Morrone ad alto rischio sismico. Nonostante in questi anni le mobilitazioni degli abitanti della Valle Peligna e delle associazioni ambientaliste, il progetto Snam non ha trovato finora ostacoli lungo il suo percorso. A luglio dello scorso anno, infatti, il Consiglio di Stato aveva bocciato il ricorso contro l'opera presentato dai comuni interessati e dalla Regione Abruzzo. L'amministrazione comunale di Teramo intende utilizzare le risorse del Recovery Fund per rigenerare gli spazi dismessi e degradati. Per questo si rivolge ad enti e associazioni cittadine che potranno inviare progetti ed idee direttamente sul sito del Comune. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo inaugura sul proprio sito un contenitore virtuale al quale dà il nome di Teramo Città Capoluogo. Un cassetto dove far confluire tutte quelle idee progettuali proposte da enti, associazioni e istituti cittadini che potranno essere trasformate in opere attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund. È un'occasione che non possiamo assolutamente perdere, ecco perché parte, insomma, in realtà è già stata avviata, ma trova una spinta ulteriore, questa progettazione partecipata con il coinvolgimento sinergico di tutte le istituzioni che ci consentirà di disegnare il futuro della nostra città. Partiamo dalle nostre vocazioni, quindi
la vocazione culturale intesa in senso ampio, quindi con un potenziamento dello sviluppo del patrimonio storico culturale, lo stiamo già facendo, abbiamo tanti cantieri in fase di avvio, pensiamo al Teatro Romano, al Castello della Monica, il Giardino Archeologico, il Mosaico del Leone, il dialogo con la Fondazione, vanno messi a sistema. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti di rigenerazione e ricostruzione degli spazi dismessi di Teramo, sempre in un'ottica di programmazione integrata con le altre istituzioni. Un percorso che parte dal recovery, ma che non finisce con il recovery, vuole essere un metodo permanente che vuole cogliere l'opportunità del contratto istituzionale di sviluppo che avevamo chiesto al Presidente Conte e che abbiamo ottenuto per il cratere sismico del Centro Italia, che vuole diciamo così, consentire di arrivare a una programmazione europea 2021-27, nell'ambito della quale, consentitemi di dirlo, già da subito chiediamo che vengano ristanziati immediatamente i fondi previsti per l'ex manicomio, nell'ambito di questo contesto di sviluppo della nostra città, dove c'è l'università, c'è la sovrintendenza, quindi il ministero, ci sono tutti gli attori istituzionali, il recupero dell'ex manicomio, dove abbiamo 30 milioni di euro che erano previsti e sono stati al momento congelati, voglio utilizzare questo termine, chiediamo che vengano immediatamente rimessi a disposizione, perché quando tu hai un territorio in cui tutte le istituzioni sinergicamente si muovono in un'unica direzione, le istituzioni le devi ascoltare, perché Teramo città capoluogo è un'esigenza che vogliamo assolutamente sviluppare insieme alla provincia, perché non è conflittuale, anzi è sinergico con l'azione della provincia, affinché il nostro territorio, a partire dalla città capoluogo di provincia, non resti più la Cenerentola d'Abruzzo, non lo consentiremo più a nessuno, ecco perché un territorio unito, questa voce può farla sentire e sono certo che lo farà. Un accordo tra la Regione e la Camera di Commercio di Chieti e Pescara per la promozione del comparto agroalimentare, una strategia di marketing, questa condivisa per far conoscere l'Abruzzo anche all'estero, il servizio. Firmato il protocollo d'intesa tra la Regione e la Camera di Commercio Chieti-Pescara, volto alla valorizzazione della filiera agroalimentare. Al momento non c'è ancora un cronoprogramma né un budget definito, ma verranno disposti dei bandi di gara accessibili alle imprese che riterranno opportuno partecipare. È un'operazione di marketing volta a promuovere le eccellenze abruzzesi, spiega l'assessore Imprudente. Stiamo pensando già a ciò che dovrà essere l'azione di rilancio, quindi oggi stiamo costruendo un percorso insieme alla Camera di Commercio, importante, fondamentale, una novità assoluta, mettiamo insieme sinergie, idee, strategie comuni per avere una visione unica dell'Abruzzo, per costruire quello che dovrà essere il marketing territoriale, per quello che dovrà essere il know-how, per quello che dovrà essere l'incamico, per quello che dovrà essere la promozione e la formazione del sistema agricolo abruzzese e mettere davanti a tutto quello che è il brand Abruzzo e quello che può significare la crescita complessiva di un settore, quello agroalimentare, che ha oggettivamente delle potenziali enormi. Racchiuderle dentro questo concetto in una possibilità di promozione che vada oltre il valore della qualità dei nostri prodotti, che sono unici e indispensabili, ma che possono identificare e promuovere un territorio. Obiettivo quindi quello di far conoscere i prodotti abruzzesi anche al di fuori dei confini regionali, partecipando alle più importanti fiere e manifestazioni nazionali, ma con l'intento di sbarcare e affermarsi anche sui mercati esteri. La novità è che ora la strategia di promozione del territorio sarà pensata in concerto con l'ente camerale. Mi aspetto che anche la neonata Camera del Gran Sasso aderisca presto al progetto. Questo l'invito del presidente Strever rivolto all'ente nato dalla fusione della Camera di Commercio di Teramo e di quella dell'Aquila. L'intento è che noi con questo accordo con l'assessorato regionale faremo insieme uno studio per sviluppare possibili nuovi mercati, tendiamo all'internazionalizzazione delle nostre imprese a fiere, workshop, tutto ciò che può aumentare il mercato e la conoscenza delle nostre imprese fuori dal territorio, noi ce la mettiamo tutta. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che inauguriamo con il calcio di Serie B. Il Pescara continua la preparazione del match di sabato contro una Salernitana in crisi e che da ieri è in ritiro. Per il match della Rechi il tecnico Breda avrà a disposizione anche l'ultimo arrivato, Sorensen, che però difficilmente partirà dal primo minuto. Intanto il responsabile sanitario del Pescara, Vincenzo Salini, intervenuto ieri sera a Replay, ha voluto difendere da alcune critiche l'operato dello staff che dirige, Andrea Costantini.
Ieri pomeriggio, prima seduta di allenamento per Fredrik Sørensen al centro Vestina. Dopo aver effettuato le visite mediche e aver firmato il contratto con scadenza giugno 2023, il difensore danese ha dunque fatto conoscenza con l'allenatore Roberto Breda, lo staff tecnico e i compagni di squadra. Il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Salerno, anche se è difficile immaginarlo subito titolare, visto che non gioca una gara ufficiale dello scorso 3 ottobre. Lo stesso Sørensen, in queste dichiarazioni audio, fa il punto della situazione sulle sue condizioni e sulla scelta di venire a Pescara. Ho scelto Pescara perché comunque sono stato fermo in Germania per 3 mesi e comunque ho visto una buona opportunità di giocare e comunque avere una bella piazza come Pescara che mi ha voluto prendere e adesso voglio ripagare la fiducia dalla piazza in buone prestazioni in campo. Fisicamente sto bene, mi sento molto bene, mi sono sempre allenato sempre con la squadra, comunque sono già domani pronto operativo per scendere in campo con i ragazzi e poi spero di essere in un'opzione per la partita a Salerno. Conoscevo già il Pescara, sì, ci ho anche giocato anni fa con il Bologna quando Pescara non ha, e qualche giocatore conosco dal nome, però di persona forse di periferia forse solo Fiorillo. L'operazione al ginocchio subita da Sørensen un anno fa ha riportato in auge il discorso della efficienza atletica di diversi calciatori tesserati dal Pescara che hanno avuto poi difficoltà ad andare in campo o che in campo non sono mai andati, da Ciocev a Bojinov, da Asensio a Seterra ad Antei. C'è chi ha puntato l'indice sullo staff medico biancazzurro, il cui responsabile, il professor Vincenzo Salini, è intervenuto a Replay. Il giro è sempre quello: il calciatore viene acquistato, viene fatto valutare sia per l'idoneità che sia per l'aspetto, noi facciamo una relazione e poi la società decide se prenderlo o non prenderlo, cioè nel senso il giro è sempre quello. Ecco, per Asensio, che tipo di giudizio è stato fatto? Vengono eseguiti degli esami. A quel punto noi facciamo una relazione, diciamo: guarda, questo è un calciatore che ha 10 partite nelle gambe, che se ha 15 partite nelle gambe, ha 30 partite nelle gambe, e poi è la società che decide se prenderlo o non prenderlo. Io non è che voglio, come dire, giustificare lo staff sanitario, però ecco, a volte bisogna anche ragionare su quello che ci viene messo a disposizione. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi tutto è perfettibile, senza dubbio. Mentre si attendono ulteriori sviluppi di mercato, è vicinissimo il giovane difensore mancino Tommaso Pirola, di proprietà dell'Inter, in uscita dal Monza, operazione che potrebbe portare all'uscita di un difensore mancino come Jarosinski o Scognamiglio. Il Pescara continua a preparare la trasferta di Salerno, tornerà a Bellanova dopo la squalifica, si aprono spiragli per il recupero di Balzano e Bocchetti. In casa salernitana sicuri assenti saranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson. Pur avendo una buona classifica, quarto posto con 31 punti, anche la squadra di Castori sta attraversando un momento delicato. Serie aperta di 3 sconfitte consecutive con 0 gol fatti e 10 subiti, quando nelle prime 15 gare ne aveva incassati 13. E così la squadra da ieri è andata in ritiro in un albergo della città. Nel gruppo c'è anche l'ultimo acquisto, l'esterno di sinistra Sanasi Si, esclusi il portiere Mikai e il difensore Caro, dati in partenza. Serie C, il centrocampista del Teramo, Carlo Ilari, torna sulla sconfitta di domenica contro la Viterbese e traccia un bilancio del girone d'andata che ha visto il Diavolo in fase decisamente calante. Ascoltiamolo. C'è stato un errore da parte mia, nel senso che ci eravamo detti appunto di evitare queste situazioni di calcio piazzato dove loro sono pericolosi perché molto strutturati. Io purtroppo ho visto Pedro che era stato saltato dal terzino e purtroppo invece di temporeggiare ho cercato di intervenire sulla palla e purtroppo da lì è scaturito questo fallo che poi ha portato alla punizione del loro gol. Ecco, quindi sicuramente c'è stato un errore e l'avevamo anche preparato e purtroppo è andata così. E niente, purtroppo c'è stato questo loro gol. La reazione del mister l'hai vista? L'hai rivista poi? Veramente no, non l'ho rivista, però è chiaramente dettata dal fatto appunto che era stata preparata questa situazione e quindi avrei dovuto fare un po' più di attenzione. Ecco. Io quello che posso dirti è che noi non siamo soddisfatti in questo momento, perché chiaramente per la nostra partenza
pensavamo di poter fare qualcosa in più. E penso che in queste ultime partite non abbiamo reso come ci aspettavamo, e quindi questo è chiaro che ci delude. Tu stai dicendo appunto che forse questa è la classifica giusta per noi, ma io penso che dobbiamo cercare di migliorarci e di migliorarla, ecco, quindi lavoriamo in settimana appunto per invertire questa rotta negativa. Non so, sinceramente, visto anche le squadre affrontate nella prima parte di girone, è chiaro che potevamo veramente avere qualche punto in più e parlare di altro, ecco. Scendiamo ora in Serie D, perché tra poco si disputerà il recupero della settima giornata del Girone F tra Castelfidardo e Vastese. Ci colleghiamo allora con lo stadio Galileo Mancini, dove c'è Enrico Tassotti per le formazioni. Buon pomeriggio, Enrico. Sì, buon pomeriggio a voi qui da Galileo Mancini Castelfidardo, recupero della settima giornata di andata e campione di Serie D. Si affrontano Castelfidardo e Vastese. Castelfidardo forte dei 13 punti, Vastese 9 punti, uno la squadra di casa per continuare la serie positiva, invece la squadra abruzzese per interrompere il digiuno di vittorie che ormai dura da troppo tempo. Vediamo rapidamente le formazioni. Castelfidardo si schiera con David, Sant'Angelo, Mataloni, Di Dio, Puca, Zetti, Cusimano, Bracciatelli, Monachesi, Giampaolo e Braconi. In panchina mister Lauro porta con sé Sprecacea, Rinaldi, Mosca, Fermani, Mancini, Rossini, Giambè, Alla e Cardinali. Novità dell'ultimo, ultimissimo secondo in casa Vastese, che era stato messo in formazione iniziale, Martiniello invece si accomoda in panchina e al suo posto entra Rinucci. Comunque la Vastese si schiera con Di Renzo, Di Filippo, Altobelli, Barbarossa, De Angelis, Diallo, Martinez, Di Prisco, Lenoci, Sorgente e Sudimeno. In panchina con mister Dardelli ci sono Boccanera, Martiniello, Gentile, Valerio, Cardinale, Sansone, Obodo, Meola e Bernardi. Arbitra il signor Matteo Mosso di Padova, coadiuvato dai signori Polidori della sezione di Perugia e Cardinali, anch'essa la sezione di Perugia. Mancano ormai 10 minuti all'inizio del match, vi restituisco la linea a voi. Grazie Enrico Tassotti. Ovviamente nel corso delle prossime edizioni del telegiornale vedremo come sarà andata questa partita, ma ora occupiamoci di un'altra squadra di Serie D. Dopo l'esonero di Federico Del Grosso, il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, ha affidato la squadra a Leonardo Bitetto. Per il tecnico barese si tratta di un ritorno a distanza di oltre 10 anni. Vediamo. Il Giulianova riparte da Leonardo Bitetto, una mossa a sorpresa quella del presidente Luciano Bartolini, che nella giornata di ieri ha esonerato Federico Del Grosso e poi ha incassato l'ok del tecnico barese. Bitetto torna a Giulianova a distanza di oltre 10 anni, e sono ricordi dolci per i tifosi giallorossi, perché proprio Bitetto nella stagione 2008-2009 ha firmato l'ultima promozione nella terza serie nazionale, allora chiamata prima divisione, la vecchia C1, centrando il terzo posto in stagione regolare di seconda divisione e poi vincendo i playoff, battuti il Bassano in semifinale e il Prato in una drammatica doppia finale, chiusa dopo i supplementari in un Fadini stracolmo di sportivi. Bitetto era arrivato l'anno prima, subentrando alla nona giornata a Massimiliano Favo e portando il Giulianova alla rimonta salvezza, in una squadra impreziosita dalle presenze di Federico Melchiorri e quell'Alessio Campagnacci che ora ritrova anche nell'attuale rosa. Bitetto è rimasto a Giulianova fino alla stagione 2009-2010, conclusa con una retrocessione pur avendo espresso un ottimo calcio nella prima parte del campionato. Si chiude l'esperienza di Federico Del Grosso, il cui esonero è stato preceduto 20 giorni prima dall'addio del fratello Cristiano, andato alla Casertana. Una reunion che ad inizio stagione sembrava foriera di una stagione positiva, che tale però non si è rivelata. Del Grosso paga colpe anche non sue, come la difficoltà di gestire una situazione caotica determinata anche dal costante andirivieni di calciatori e nella quale la società non ha dimostrato di avere le idee chiare. Ora la salvezza del Giulianova passa per l'esperienza di Bitetto, fondamentale per cercare di ricompattare l'ambiente. Il TG6 per il momento si ferma qui, tutti quanti i servizi che avete visto sono fruibili on demand sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito tv6.it. La prossima edizione del telegiornale è alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.